Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video, come avete letto dal titolo, vi parlerò della mia esperienza con le cisti, come me ne sono accorta. In realtà ne ho una al polso, che poi vabbè, tramite controlli sono risultate essere due, però in realtà è come se fosse una. E magari chi lo sa, magari facendo questo video posso non solo condividere la mia esperienza con voi, ma magari anche voi potete appunto condividere le vostre esperienze con me. Allora, era un anno fa, era più o meno questo periodo di luglio. Io stavo appunto a dormire e mi ricordo che durante la notte sentivo un dolore al polso. Più precisamente al lato. Mo tengo il telefono con l'altra mano, quindi non riesco a indicarvelo bene. Vabbè, così qua, più o meno qua. Vabbè. Lasciamo perdere. Però ho continuato a dormire, a dormire, a dormire, a dormire. Giorno dopo questo dolore, continuavo, continuavo, continuavo. Allora, chiaramente dopo un po' sono andata dai miei genitori, nonostante che ho quasi 30 anni, la cronaca ce n'ha 28, però comunque è sempre meglio chiedere parere di un'altra persona, quindi sono andata dai miei genitori perché vivo con loro. E ho detto: guardate che io ho questo dolore qua, non mi passa, eccetera, eccetera. E allora, giustamente, mi hanno detto: ma forse sarà come hai dormito, magari la posizione in cui hai dormito un po' male, ti si sarà slogato il polso. E va bene. Allora mi sono messa una fasciatura. E l'ho portata per circa una settimana. Dopo una settimana l'ho tolta, sembrava sto polso andare meglio, quindi ho detto: ah, meno male. Poi è successo che sono partita per le vacanze, sempre meglio, cioè ormai non lo sentivo più il dolore. Dopo un po', verso settembre, mi ricomincia. Ma oltretutto notavo che era un dolore non costante. Cioè, però se magari facevo qualcosa con questa mano, mi faceva male dopo un po'. Ho detto: possibile? Possibile? Cioè, possibile che non mi è passato? Cioè, non è possibile che una slogatura ti dura tutto questo tempo? E allora, chiaramente, ormai era settembre, sempre con questa cosa, vabbè, dico: andiamo dal medico, però c'erano un sacco di cose da fare, io l'ho trascurato, lo sterrore ragazzi, non trascurate mai. Quindi alla fine io da questo medico ci sono andata verso ottobre-novembre, no, era novembre anzi, era proprio novembre, cioè per dire settembre siamo arrivati a novembre. Sono andata dal medico, tra l'altro il mio medico titolare non c'era neanche, ma c'era una sostituta, però sempre medico è, quindi alla fine mi sono fatta visitare. Lei mi ha visto, dice: guarda, all'esterno non c'è niente, andiamo a fare, oddio, come si chiama? Andiamo a fare i raggi per vedere se magari si è slogato qualcosa, magari. E vabbè, sono andata in ospedale, ho fatto appunto i raggi. Dopo un po' arrivano i risultati, tutto regolare, tutto normale, ragazzi. Non c'era nulla che non andava, allora ho detto: no, possibile. Tornata dal medico, gli ho presentato appunto quello, dice: vabbè, non c'è niente, quindi magari che ti devo dire? Forse, non lo so, forse magari, siccome tu fai ginnastica ritmica, avrai sforzato il polso. Vabbè, ho detto io, può essere. Stai a riposo qualche giorno. Io infatti sono stata a riposo, però notavo che questo dolore, anche se non usavo la mano, però ogni tanto mi veniva, ho detto: ma come è questo fatto? Cioè qua invece di passarmi aumenta, non è possibile. Poi è successo che un giorno, per sbaglio, diciamo così, per sbaglio, ho fatto così.
ho notato questa specie di bozzo, non so se lo vedete anche voi, che poi è anche simpatico perché sotto sembra che c'è tipo un fosso e poi c'è questo bozzo. Allora io sono tornata dal medico perché ovviamente ho visto che all'altra mano non ce l'avevo, quindi ho detto no, questo non mi appartiene. Detto che il dolore non mi era passato. Praticamente gli ho fatto vedere appunto il mio braccio, il medico ha fatto tipo, ma tu questo però l'altra volta non ce l'avevi? Perché infatti l'altra volta il medico mi aveva visitato, assolutamente non ce l'avevo questa cosa, cioè mi è nata così per intenderci. E la dottoressa, che era sempre appunto la sostituta in realtà, sempre la solita, mi fa, guarda, secondo me questa è una piccola cistina, però per sicurezza ti mando a fare un'ecografia, perché tramite l'ecografia si vede se è una cisti oppure no. Siamo andati a fare l'ecografia, cioè io sono andata. Praticamente mi hanno fatto appunto l'ecografia e da lì sono risultate che in realtà le cisti sono due. Il dolore che io sento appunto al polso, perché quella, la cisti, stava premendo, appunto, stava premendo, per venire fuori, per uscire. Allora, diciamo che chiaramente io ho chiesto se mi potevo operare, perché è sempre un qualcosa che io sento dolore, cioè io, per esempio, prima stavo cenando, mi stavo tagliando il pollo e a un certo punto mi sono messa a urlare dal dolore perché ogni tanto mi fa male quando uso questa, però purtroppo noi abbiamo due mani apposta proprio perché appunto devono essere usate tutte e due senza togliere alle persone che purtroppo per un motivo o per un altro hanno una mano soltanto, non ce l'hanno proprio, però purtroppo è così. Praticamente mi è stato detto, guarda, la cisti non te la devi togliere perché questa si riassorbe da sola. Fatto sta che da allora è passato quasi un anno perché io l'ecografia allora l'ho fatta, no, era dicembre, quindi sono passati tipo 7 mesi circa, 7 mesi e mezzo da dicembre. E praticamente questa cisti sta ancora qua, ogni tanto mi dà dei problemi. Mi dà dei problemi, magari non mi fa fare neanche allenamento come vorrei fare io, perché non riesco più tanto a fare le verticali, perché devo fare forza con questa mano che purtroppo la forza mi viene a mancare. Io mi voglio affidare a quello che hanno detto gli esperti, cioè che questa cosa prima o poi si riassorbirà da sola. Me lo auguro, ragazzi, me lo auguro perché mi sta dando veramente dei problemi enormi. Cioè io non faccio fatica a tagliarmi la carne, faccio fatica a fare i piatti, faccio fatica praticamente a fare qualunque cosa che richiede l'uso anche di questa mano. Solo che io chiaramente non mi voglio far aiutare da nessuno perché dico, non mi va di essere un problema. Quindi alla fine, piano piano, faccio le cose da sola come ho sempre fatto, anche se soffro un po'. Mi è stato anche detto, metti una fasciatura. Io ci ho provato a mettere la fasciatura, però non è servito, anzi, è servito a peggiorare la situazione. Quindi alla fine la fasciatura, no. Nel mio caso, no. E quindi se c'è qualcuno tra di voi che ha lo stesso mio problema, magari anche in parti del corpo diverse, perché no? Perché la cisti può nascere ovunque, me lo scriva qui sotto nei commenti che magari ne parliamo. Ne parliamo più che altro per confrontarci e vedere un pochettino, cioè trovare diciamo un punto di incontro, diciamo così.